Buongiorno da Mattino 6 per questo venerdì 28 aprile. Oggi si ricorda. Andiamo a vedere i titoli di apertura. Iniziamo con le pagine del Messaggero nella sezione dedicata alla nostra regione. In apertura a Rigopiano, strage senza scusanti, hotel della morte, 6 avvisi di garanzia, tra gli indagati il presidente della provincia e il sindaco di Farindola. I PM mancavano piani di prevenzione e fuga, strada non sgomberata, meteo ignorato, pena fino a 18 anni. E a centropagina il comitato dei familiari dice: dove sono prefetto e governatore, sono pesci piccoli, fuori i veri colpevoli. Ancora cronaca, vado a laurearmi, studente si spara un colpo alla testa, Chieti suicida il figlio dell'avvocato Supino, ha lasciato lettera a genitori e alla fidanzata. Di Spalla rischiò la vita nei soccorsi, dona il premio alle vittime. Il finanziere scalatore Gagliardi, il finanziere sciatore Gagliardi dice: non potrò dimenticare quelle scene allucinanti. La scalata, la BCC deleghe nel mirino e poi di taglio alto Bruxelles, dieta mediterranea, De Cecco offre una cena griffata al Parlamento UE. Il 1° maggio a Teramo tutti pronti per le virtù e la maratonina. Il calcio, Bovo al Pescara, voglio restare anche in B. Vediamo i titoli di apertura del quotidiano La Città. 6 indagati per l'hotel Rigopiano, 29 vittime sotto la neve, iscritti anche il sindaco di Farindola e il presidente della provincia. A centropagina Brucchi al capolinea, la crisi a Teramo, il sindaco pizzicato a cena con i dissidenti. Ancora sulla crisi a Teramo, Manola strizza l'occhio ad Abruzzo Civico e poi il sindaco dice: le dimissioni non sono una finzione. Toppitti spacca il fronte dei commercianti pro Brucchi. E poi oggi le elezioni ACI, basta fango per screditare i piloti. Di taglio alto a Roseto, ospedale stufi del teatrino di Brucchi e Mastro Mauro, De Luca replica sul tema della sanità. Giulianova, musi lunghi, maggioranza su Giulia Eventi. Ancora Giulianova in bilancio, un tesoretto per gli asfalti. Ora vediamo i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo con le pagine del Corriere della Sera. Migranti, lo scontro, governo PM, il procuratore di Catania dice: ONG forse colluse con gli scafisti. Orlando dice: mostri gli atti. E poi ancora la Repubblica titola così: regnava mafia capitale, 5 secoli di carcere, richiesti 28 anni per il boss Carminati, 26 per Buzzi, la città nelle loro mani. Il Fatto Quotidiano, salva migranti, ONG, i ministri attaccano i PM ma gli 007 hanno le telefonate, il procuratore destabilizzano, Minniti frena e Orlando critica. E poi l'aiutino Renzi, no alla moschea che danneggia Pessina, l'editore dell'Unità interessi anche a Firenze. La requisitoria mafia capitale, chiesti 5 secoli di prigione, PM 28 anni a Carminati e 26 a Buzzi. 6 sotto inchiesta per Rigopiano, è indagato anche il sindaco Eroe. Il Messaggero, migranti, scontro su ONG e fondi, l'accusa del procuratore di Catania, alcuni soccorritori pagati da scafisti. Orlando dice: mostri gli atti, Minniti non generalizzare. Lite con il Movimento 5 Stelle nei fondi per gli aiuti ai profughi, 1 miliardo alla Chiesa. La requisitoria dei PM al maxi processo, mafia capitale, chieste dure condanne, 28 anni per Carminati e 26 per Buzzi. Salvataggio all'Italia, un nuovo piano e garanzia pubblica, l'ipotesi di Renzi che evoca il caso Meridiana, Padoan dice risorse per garantire soltanto i voli. Il Mattino, migranti, lo scontro sui soccorsi, il procuratore di Catania, ONG finanziate dagli scafisti, Minniti dice giudici affrettati, il magistrato in TV, contatti con i trafficanti libici, poi la frenata dopo la censura del governo, solo ipotesi. Strage di Rigopiano, 6 indagati, l'ira del papà del giovane salernitano, i responsabili sono di più. Il Tempo, Veni, Vidi, Vici, il TAR sconfessa, la Raggi, tornano i centurioni al Colosseo, capitale degli ambulanti, in centro ne abbiamo contati 1200. Mafia capitale, chiesti 515 anni di carcere, 28 per Carminati e 26 per Buzzi. E poi di taglio alto, Silvio vince le primarie PD, tutti vogliono allearsi con lui.
La stampa, migranti, il caso ONG divide il governo. Orlando, i magistrati parlino con le indagini. Minniti dice vicenda da non sottovalutare. Legge elettorale, Renzi prepara consultazioni con i partiti. Il voto francese spinge i grillini. Il procuratore di Catania insiste. Alcune forse finanziate dai trafficanti. Poi frena soltanto ipotesi di lavoro. Il giornale titola l'invasione è organizzata, si svegliano anche i PM. Dopo la nostra denuncia migranti, il procuratore di Catania attacca alcune ONG pagate dagli scafisti per destabilizzare l'Italia e scoppia la polemica. L'unità fuori le carte su Portella della Ginestra. A 70 anni dalla strage, il presidente del Senato Grasso chiede di aprire gli archivi. Il segreto di Stato non c'è più. E poi Macaluso, la mafia fu solo il braccio armato. Quel giorno fu la vera trattativa fra Cosa Nostra e il Palazzo. Fornero perse 43.000 assunzioni, non ci furono solo gli esodati. Una ricerca rivela la riforma ha paralizzato le aziende. Il secolo XIX, legge elettorale, prove d'intesa, Renzi pronto a trattare con i partiti, cresce l'ipotesi Provincellum. Il sondaggio, il risultato del voto in Francia, spinge in alto i 5 Stelle. Il Sole 24 ore, Draghi dice il quantitative easing va avanti, inflazione ancora bassa, si rafforza la ripresa nell'Eurozona, ma non i prezzi. Il presidente BCE, i tassi restano ai minimi, in Europa rischi legati alle banche. Libero titola scafisti e soccorritori, soci in affari, la denuncia del procuratore di Catania. Le organizzazioni umanitarie private che salvano i profughi in mare hanno spese altissime. L'accusa, alcune potrebbero essere finanziate dai trafficanti, i quali hanno bisogno delle ONG per tenere in piedi un mercato che frutta più della droga. Il manifesto, boom di licenziamenti grazie al Jobs, l'Istat, aumentate del 30% le persone che hanno perso il lavoro dopo l'abolizione dell'articolo 18. E poi procurato allarme, alcune ONG forse vogliono destabilizzare l'economia italiana. È l'ultima puntata della campagna mediatica del procuratore di Catania Zuccaro contro i salvataggi dei migranti in mare. Ma stavolta interviene il governo, il guardasigilli Orlando dice le procure parlino con gli atti. Minniti dice no a generalizzazioni, la Caritas attacca destra e 5 Stelle, cercate solo voti. L'Avvenire, il teorema dell'acqua, il procuratore di Catania insiste, alcune ONG forse finanziate dai trafficanti, Orlando dice parlino gli atti. Il Dubbio titola il PM scafisti nelle ONG, ma l'indagine non esiste, il procuratore di Catania rilancia le accuse e poi ammette devo fare delle verifiche. E poi mafia capitale, chiesti 28 anni per Carminati e 26 per Buzzi, l'accusa riscontrata una spiccata capacità di delinquere. Il Gazzettino, l'emergenza, migranti, scontro su fondi e soccorritori. Nella polemica interviene anche Palazzo Chigi. Il ministro Minniti dice no alle generalizzazioni. La procura di Catania accusa ONG finanziate dai trafficanti. Poi frena e dice è soltanto un'ipotesi. La Gazzetta del Mezzogiorno, PD, la disfida delle alleanze, Emiliano e Orlando, riunire il centrosinistra e Renzi dice no a D'Alema, legge elettorale si accelera, Meloni dice uniti noi possiamo vincere. Iniziamo a sfogliare le pagine del quotidiano Il Messaggero, in apertura si parla di Rigopiano, ieri la notizia dei 6 avvisi di garanzia, sono i pesci piccoli, ora i nomi dei veri colpevoli. Dove sono prefetto e governatore? Su Facebook lo sfogo collettivo dei parenti. Il portavoce Gianluca Tanda dice li hanno mandati a morire e poi abbandonati. E ancora Giorgia dice le vittime esigono rispetto, diteci tutta la verità. Alessio Feniello dice non ho partecipato a manifestazioni con i responsabili della fine di mio figlio Stefano. E poi la ragazza Giuliese, sopravvissuta, salvata insieme al compagno Vincenzo, dice non ci sono limiti, soltanto a parziali responsabilità. A parlare anche lo chef Parete, dice non è compito mio giudicare. E poi Rigopiano, non si fece nulla per evitare la strage in hotel. Il presidente della provincia di Pescara, il sindaco di Farindola, tra i 6 indagati. La procura dice ignorato il rischio valanghe, strada non liberata, una struttura insicura.
uccisi mentre si preparavano a scappare, scosse di terremoto durante una nevicata eccezionale, gli ospiti bloccati dalla via di fuga impercorribile. Contestati l'omicidio colposo e a sorpresa la mancata prevenzione di infortuni sul lavoro, reato che porta alla pena fino a 10 anni. E allora ieri la notizia dei 6 avvisi di garanzia, il resoconto in questo servizio, vediamo. C'è anche il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, tra i 6 indagati per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. La procura di Pescara ha notificato gli avvisi di garanzia anche al sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, al direttore dell'albergo Bruno Di Tommaso, a 2 funzionari della provincia di Pescara, Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, e al dipendente del comune di Farindola, Enrico Colangeli. Nella tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga di 200.000 tonnellate scesa dal Monte Siella lo scorso 18 gennaio, morirono 29 delle 40 persone presenti, tra ospiti della struttura ricettiva e personale addetto. Tra le vittime anche il proprietario Roberto Del Rosso, che nel piccolo paesino del Pescarese era riuscito a creare un resort di lusso frequentato anche da diversi VIP del mondo dello spettacolo e dello sport. Questa prima tranche di notifiche di iscrizione nel registro degli indagati sarebbe relativa ad una prima parte dell'inchiesta condotta dall'ormai ex procuratore capo di Pescara Cristina Tedeschini e dal sostituto procuratore Andrea Papalia, che procedono sulla base delle ipotesi di reato di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. I magistrati intendono le responsabilità eventuali della provincia nella impraticabilità della strada provinciale numero 8, che ha tenuto bloccate le persone all'interno dell'albergo, e se ci siano responsabilità rispetto ad una possibile sottovalutazione dell'allerta valanghe lanciata dal servizio Meteomont. Il comune di Farindola avrebbe o no dovuto emettere l'ordine di evacuazione? Al momento invece sembra che i PM non abbiano rilevato condotte penalmente rilevanti nella famosa telefonata delle 17:40, quando Di Tommaso, sbagliando in buona fede, confermò ai funzionari dell'unità di crisi della prefettura che all'hotel Rigopiano non era accaduto niente di grave. Ne risultano al momento contestazioni sull'operato del prefetto pescarese Francesco Provolo. E poi le prime reazioni, Lacchetta, sindaco di Farindola, dice ora le altre piste, il presidente della provincia di Pescara Di Marco dice un'inchiesta giusta, i politici coinvolti non ci stanno a fare da capri espiatori, l'amministrazione del resort dice parleranno i legali. E allora ieri abbiamo ascoltato anche il primo cittadino di Farindola e anche uno dei fratelli dei sopravvissuti, vediamo. Sindaco Lacchetta, è arrivato questo avviso di garanzia, come si sente? Beh, un avviso di garanzia che mi aspettavo, è un atto dovuto che la magistratura deve, soprattutto nel rispetto delle vittime, è giusto che ci sia un approfondimento di indagine con tutte le persone coinvolte. Questo approfondimento che non avrà più a capo la Tedeschini, si cambierà, che cosa si prevede? Ho massima fiducia nell'autorità giudiziaria, quindi al di là di chi sia il pubblico ministero, e la verità sono certo che verrà a galla e quindi non cambia lo stato delle cose. Quindi sicuramente il sindaco Lacchetta, con tutti i suoi avvocati che abbiamo visto anche nel consiglio comunale di poco tempo fa, starà facendo tutti gli atti dovuti. Sì, noi attiveremo ogni misura affinché la merita emerga nel rispetto di quelle che sono chiaramente le procedure giudiziarie convenzionali che si attuano in questi casi, e quindi con il mio pool di avvocati stiamo già seguendo la strategia della difensiva da seguire. Massima solidarietà al direttore Di Tommaso, perché oltre a danno anche questa sgradevole vicenda dell'avviso di garanzia, ma sono certo, così come nella mia posizione, anche la sua sarà sicuramente delineata in maniera positiva da parte delle autorità giudiziarie. Comunque sapremo che è una cosa che andrà molto per la lunga. Noi auspichiamo che i tempi siano veloci e siano celeri affinché questa tragedia non finisca nel dimenticatoio, affinché sia correttamente attuato tutto l'iter giudiziario per dare una sentenza per i morti che ci sono stati e per il rispetto ai familiari delle vittime. Fabio Salsetta, farindolese DOC, oggi sono arrivati questi primi avvisi di garanzia. Tu che hai lavorato sempre, hai visto nascere quell'hotel Rigopiano, che cosa hai pensato? Finalmente qualcosa si muove riguardo agli indagati, ovviamente ognuno di loro, anche se sono piccole, ma hanno anche loro purtroppo sicuramente delle responsabilità. Oggi si vede quel canalone, sicuramente che prima, che senza un piano valanghe, chi ha dato l'autorizzazione di fare quell'hotel là era sbagliatissimo, perché oggi si vede quel canalone.
Ed ora la bufera appalti nascosto a Cantone il rischio sismico, il nuovo ospedale di Chieti. Il Partito Democratico difende D'Alfonso dai 5 Stelle, denuncia all'ANAC senza segnalare la criticità del policlinico. Paolucci dice l'istruttoria non blocca il project, noi andiamo avanti. A parlare anche D'Alessandro, dice la politica del fare viene lapidata dagli oppositori. E allora ieri sulla vicenda c'è stata una conferenza stampa del Partito Democratico, che a vario titolo ha difeso il lavoro del governatore D'Alfonso e soprattutto ha accusato il Movimento 5 Stelle della denuncia fatta all'ANAC. Vediamo. Rispetto per il lavoro della magistratura, ma amarezza e indignazione per le polemiche strumentali delle opposizioni, brave secondo il PD solo a fare denunce e non a portare proposte. Il Partito Democratico Abruzzese fa così quadrato al fianco del presidente della regione Luciano D'Alfonso, oggi al centro di alcune inchieste. Io penso che non sia questo il modo di fare opposizione e che al contrario noi dobbiamo caricarci di dare risposte e soluzioni alle questioni che sono appese e che ritengono e ritengo dobbiamo, diciamo, debbano essere aggredite. Come si fa a fare una nota all'ANAC nella quale non viene mai citato il grave tema della vulnerabilità sismica di quella struttura? Come si fa a fare una nota nella quale non si cita che intervenire sull'ospedale di Chieti è davvero una necessità per la gente, per le comunità? Come si fa a scrivere una nota e a non riprendere l'appello dei medici di oggi, che è, mi pare, lapalissiano, ovvero 3/4 dell'edilizia sanitaria abruzzese purtroppo è datato 40 anni, è datata di decenni e quindi costruita in un'epoca nelle quali le norme sismiche erano di altra natura. Ebbene, in tutto questo, di tutto questo, in quella nota non c'è traccia, ma si dice soltanto sarebbe più conveniente fare un mutuo e non è quello il modo migliore per poter realizzare l'ospedale. Sappiamo tutti che è più conveniente fare un mutuo, ma io credo che i consiglieri regionali, anche quelli dei 5 Stelle, sanno a memoria che la capacità di indebitamento in questa regione è pari allo zero, ma per evitare, diciamo, ulteriori diffidenze ho scritto come assessore al bilancio una nota al Dipartimento delle Risorse dicendo: mettetemi per iscritto qual è la capacità di indebitamento di questa regione. Ancora sulle pagine del Messaggero, dieta mediterranea secondo De Cecco, una cena griffata al Parlamento europeo, un'eccellenza del Made in Italy che ha reso protagonista anche l'Abruzzo nella giornata sulla dieta mediterranea, organizzata il 26 aprile scorso al Parlamento europeo a Bruxelles. Ad accendere i riflettori sul food italiano ci ha pensato l'azienda De Cecco. A Pescara per la scalata alla BCC, 600 deleghe nel mirino del PM, 2 notai pescaresi indagati per falso, altri 6 professionisti tra i sospettati per l'incetta dei voti contro l'attuale presidente. Si rivela un boomerang la denuncia promossa dalla lista a favore di Filippo Falconio contro i sostenitori di Michele Borgia. E poi il Ponte Flaiano, l'idea mi piace, il sindaco dice sì, la visita in cantiere, i ragazzi autori della proposta. Ieri c'è stata una visita speciale sull'opera appena conclusa, il cosiddetto Ponte Nuovo, una classe di quarta elementare che ha voluto fare una proposta al sindaco e alla sua amministrazione. Noi c'eravamo, vediamo. Avere anche noi bambini un piccolo ruolo in questo grande progetto sicuramente ci aiuterà a farci sentire più nostra la città. La maestra ci ha detto che ciò che fa crescere Pescara fa diventare grandi anche noi e perciò tutti i cittadini, noi compresi, dobbiamo contribuire al suo sviluppo. In principio era il Ponte Nuovo, una costruzione imponente che svetta nel quartiere di Porta Nuova di Pescara, a pochi passi dalla cattedrale di San Cetteo. Poi una lettera ha cambiato le cose. I piccoli studenti della scuola intitolata Ennio Flaiano hanno voluto dare il proprio contributo alla città, presentando una serie di proposte per l'intitolazione definitiva. Ad accoglierli sull'opera ormai completata l'amministrazione comunale, felice di vedere tanto senso civico da parte di così piccoli cittadini. Sì, assolutamente sì, è stata bellissima e toccante la lettera che hanno spedito all'amministrazione comunale, in particolare al sindaco, chiedendogli di intitolare questo ponte a Flaiano. Sono i bambini di oggi, ma diciamo, i cittadini del domani, quindi giustamente rivendicano questa potestà, quella di almeno intitolare il ponte ad un personaggio che ha fatto grande Pescara insieme a D'Annunzio. Quindi adesso avremo il ponte Flaiano assieme al ponte D'Annunzio. Io sono così piacevolmente circondato degli alunni della quarta A e della quarta B della scuola elementare Ennio Flaiano che penso che questa sia una giornata bellissima.
perché questa è la democrazia partecipata, questo significa recepire le istanze dal basso, questo significa confrontarsi con la cittadinanza e con questa cittadinanza così sensibile e così importante su un tema, cioè come intitolare questo ponte, che è una meraviglia dell'architettura ma anche un'infrastruttura che renderà più semplice la vita delle persone. Un mese è il tempo di attesa per l'apertura definitiva, restano ancora da ultimare alcuni dettagli della pista ciclopedonale e poi si procederà al collaudo che vedrà, come previsto da legge, il transito di mezzi pesanti in due diverse tranche, una di tipo dinamico e una invece basata sul carico complessivo delle due corsie, in tutto 22 TIR. Si studieranno i gradi di oscillazione e se, come noi immaginiamo, non ci saranno appunto problematiche, poi bisognerà fare un po' di labor lime. Fateci vedere su TV6, per favore, dai! Ancora sulle pagine del Messaggero, Pescara e il volo, un secolo di storia, la ricorrenza, un legame, quello tra il volo e Pescara che ha radici antiche, testimonia l'intuizione di vedere nell'aeroporto una via di sviluppo. Festeggia 100 anni l'aeroporto d'Abruzzo, nato nell'area che Gabriele D'Annunzio aveva soprannominato il campo di San Rocco. E poi gli eventi, gli After Hours e il fratello del CE, si prepara un grande 1° maggio, il lavoro e la festa. Nel programma della giornata brillano il concertone e il libro di Juan Martín Guevara. Lo sgombero nel rifugio dei disperati, 20 senza tetto accampati nel tunnel della stazione destinato a ospitare la nuova sede del mercato etnico, un altro locale abitualmente utilizzato come rifugio trasformato in discarica, in azione gli agenti della Polfer. Le zone bonificate sono state murate per prevenire nuove occupazioni, il blitz dopo i roghi dei giorni scorsi. E poi fugge da casa e tenta il suicidio, salvato dall'eroismo dei carabinieri. La compagna ha lanciato l'allarme, decisiva l'irruzione mentre stava per colpirsi. Andiamo sulla cronaca di L'Aquila, il commiato del sindaco Cialente. Aeroporto e metro, le sconfitte. Il primo cittadino ha tenuto un discorso nell'ultima seduta ufficiale del Consiglio. Sottoservizi, CT, 5G, centri di ricerca. Qualcuno raccoglierà i frutti nel futuro. Abbiamo affrontato questioni senza precedenti. Ho pagato i tanti no. E poi i contributi senza diritto, due condanne, questa è la sentenza, 8 mesi di reclusione inflitti dal giudice a un'avvocatessa e a suo figlio. Marzica, il test elettorale per 70.000 gli aventi diritto al voto, 65.476, le piazze più importanti sono quelle della città capoluogo e di Luco dei Marzi. Nel centro Fucense c'è la candidatura di una donna dipendente della ASL, Marivera De Rosa, contro l'ex ispettore di polizia Palma. A Cappadocia si candida Lorenzo Lorenzin, fratello del ministro della Sanità. E poi boccia la casa parto e polemica sul Mona, il SBIC polemizza: come bravi soldatini di sanità non si deve parlare. L'evento Mio fratello il CE arriva sul Mona, Martini Guevara. E poi ad Avezzano è il Foundry, perché le 12 ore sono usuranti. Sempre ad Avezzano Di Pangrazio domenica inaugura la sede elettorale di Giovanni Di Pangrazio, candidato per il secondo mandato alla carica di sindaco. A Chieti, ancora cronaca, il figlio dell'avvocato Supino si uccide con un colpo di pistola. Tragedia nella notte nella villa di famiglia. Mariano, 27 anni, suicida in camera da letto. Aveva detto ai genitori che si sarebbe laureato ieri a Roma, ma all'Ateneo non c'erano sessioni. Lo studente di giurisprudenza, trovato senza vita dal papà, ha lasciato una lunga lettera. Il ragazzo, prima di farla finita, avrebbe inviato un messaggio alla fidanzata e oggi si svolgeranno i funerali. E poi le nostre tasche, soldi incassati dalle multe, il Comune li utilizzerà così. In particolare verranno sistemate e ammodernate strade, segnaletica, il resto per acquistare mezzi e attrezzature. Giovane aggredita, scatta l'inchiesta per abusi sessuali, ha confermato di essere stata minacciata con un coltello e palpeggiata in casa. È stata ascoltata ieri pomeriggio in questura la studentessa di 19 anni, Teatina, che ha raccontato di aver subito una violenza sessuale nella sua abitazione di Via Aldo Moro, allo Scalo. La giovane, davanti ai poliziotti della seconda sezione della squadra mobile, ha ribadito quanto riferito la sera degli abusi, formalizzando così la sua denuncia. San Giovanni Teatino, sradicano bosco per realizzare un campo agricolo, denunciato.
A Lanciano, la casa dell'anziano, ancora un'altra condanna per l'accusa di maltrattamenti. La Corte d'Appello dell'Aquila ha tirato in ballo la figlia della titolare. 2 anni di reclusione. I giudici hanno pure confermato la pena per Laura Bucciarelli. Nuovamente assolto il medico Gnagnarella. È finito un incubo, dice l'avvocato Troilo. Sentenza che rispetto ma incomprensibile. Arianna Di Tommaso aveva 16 anni quando partì l'indagine. E poi a Vasto, Tagliente dice troppe baby gang, servono più pattuglie. Ad Attessa, dopo il furioso incendio alla Sevel, si torna al lavoro. Sospiro di sollievo dei sindacati, si rischiava di vanificare tutto il ben fatto. L'azienda è soddisfatta. Ad Attessa, un raid a scuola, rubati soldi e computer, spaccata una parete divisoria tra 2 aule per entrare nel locale informatico. A Teramo la crisi, Brucchi detta le condizioni, pronto il documento in consiglio, il sindaco dopo il vertice dice adesso tutti debbono giocare la stessa partita, ci sarò solo se ci sarà una squadra, faccia a faccia con i gruppi politici. Manola Di Pasquale del Partito Democratico dice città senza amministrazione, ricompattiamoci e presentiamo il nostro piano Marshall. E poi la paura per lo schianto a Basciano, un incendio doloso ad uno chalet, l'incidente, traffico rallentato e tanta paura. Ieri, dopo ora di pranzo, lungo la A24, nei pressi di Basciano, una Citroën C2 ha infatti preso fuoco con il conducente, che è riuscito a fermarsi al lato della carreggiata e mettersi in salvo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Teramo per domare le fiamme, che hanno avvolto anche una colonnina dell'SOS. E poi gli eventi, la maratonina pretuziana e le virtù in programma sempre a Teramo. Sanità Pompizzi dice occhio, i nosocomi sono a rischio chiusura. Malgrado gli sforzi della dirigenza ASL che cozzano contro il Moloch, della spending review la sanità teramana soffre una situazione che per una congiuntura epocale mischia mancato turnover, dunque carenza di personale, a budget troppo contenuti. A Giulianova all'ospedale D'Alfonso incontrerà il sindaco. Il colpo di scena ieri sera quando Mastro Mauro ha ricevuto una lettera del governatore che si scusa e propone 3 date. Lo invita a prendere parte al summit di sabato nella sede del PD e poi di venire con me in macchina ad Isola del Gran Sasso. Si riaprono i giochi per il varo del nosocomio di primo livello. Ancora a Giulianova, manifestazioni e riunione tra qualche polemica. Una riunione movimentata, la prima dedicata alla manifestazione estive a Palazzo. Doveva essere la prima del gruppo di lavoro composta dagli assessori Cameli e Grimi, nonché di un rappresentante per ogni partito di maggioranza, e civicamente aveva indicato Mustone, mentre articolo 1 D'Emilio. A Sant'Omero il dissesto finanziario, nei guai la giunta di Pompizzi. E poi ci spostiamo ora invece sulle pagine del quotidiano La Città. Anzi, ci fermiamo per una piccola pausa, previsioni meteo a cura di Luca Mennella e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora passiamo nelle pagine del quotidiano La Città. Abruzzo, 6 indagati per la tragedia di Rigopiano, tra gli iscritti al registro anche il sindaco di Farindola e il presidente della provincia di Pescara. Gli altri indagati sono il direttore dell'albergo, Bruno Di Tommaso, e 2 funzionari della provincia, Paolo Odincecco e Mauro Di Blasio, e quali si aggiunge il dipendente del comune di Farindola, Enrico Colangeli. Una negligenza grave, secondo la procura, non sarebbero stati calcolati tutti i rischi legati a maltempo e valanghe. Arriva anche la reazione del presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, che dice piena fiducia nell'operato della magistratura. I familiari delle vittime scontenti per non aver visto i nomi di altri presunti responsabili. Hanno detto: abbiamo parlato con i nostri assistiti che sono felici perché qualcosa si sta muovendo, ma scontenti di non aver visto i nomi di altri soggetti nei confronti dei quali identificano delle responsabilità per quanto accaduto. E a dirlo l'avvocato Roberta Verginelli, con i legali Romolo Reboa, Maurizio San Germano e Gabriele Germano. Assiste Giampaolo Matrone, superstite del disastro dell'hotel Rigopiano, e anche i familiari di Valentina Ciccioni, Marco Tanda e Jessica Tinari, tra 3 delle 29 vittime della tragedia.
A Teramo crisi in comune, Brucchia il capolinea con sbraccia e caccioni. Il primo cittadino ieri sera ha incontrato i due dissidenti più critici in maggioranza e rompe il silenzio con una nota ufficiale. La soluzione? Niente rimpasti di giunta o esecutivi tecnici. La strada per il ritiro delle dimissioni sembra passare dal recupero totale o parziale dei sei consiglieri usciti dalla maggioranza. E poi l'endorsement. Toppitti prende le distanze dal documento a due giorni di distanza. Il libraio smentisce di aver firmato la nota pro Brucchi, eppure quando è uscita ne aveva condiviso i contenuti. E poi la nota pubblicata dal sindaco di Teramo: le mie dimissioni non sono una finzione, e in 5 punti spiega la sua posizione e anche quelli che sono i suoi obiettivi per tornare, per ritirare le proprie dimissioni. Intanto Manola Di Pasquale del PD strizza l'occhio ad Abruzzo Civico, recuperare il rapporto con gli arancioni di Pomante per battere il centrodestra oltre i diktat dei genobliani. E poi di taglio basso il centrodestra, il movimento di Fitto sbarca a Mosciano, rappresentato da Teseo Potenza e Massimo Martini. Fondazione Agostinelli e Di Pietro in CDA, ieri le nomine del Consiglio di indirizzo e il voto sul bilancio, 108 milioni di utile e 2,5 milioni sul territorio. Il nuovo Consiglio d'amministrazione: Enrica Salvatore, Marino Iommarini, Giacomo Agostinelli, Alessandro Di Lario e Marco Di Pietro. E poi l'economia, il gruppo BPB alla Fiera Internazionale dell'Agricoltura. Da oggi fino al 1° maggio a Foggia, a supporto delle imprese con nuovi strumenti finanziari. La giudiziaria: cartomante patteggia la pena per truffa e anche tentata estorsione. Viabilità: liberata la chiesa di Cartecchio, prime modifiche al cantiere per la rotatoria Ipogea. Le elezioni dell'ACI: basta fango per screditare i piloti. Il rallista Dedo scende in campo a sostegno del candidato cellinese in vista delle elezioni nel club. E poi ancora giudiziaria: sequestro bis per la cava di Garrano. Il terremoto: dopo la paura ecco il vademecum. Oggi alla sala polifunzionale l'incontro tra i genitori, insegnanti, ragazzi e l'ordine degli ingegneri. A luglio sentenza per il paziente caduto in psichiatria, l'ex primario Moschetta intanto si difende. E poi il progetto di recupero: la prossima settimana arrivano i fondi per il teatro romano, stanziato 1,5 milioni promesso da Renzi al sindaco Brucchi un anno fa. Gastronomia e turismo: le virtù teramane a 1 mattina col cantiere Marcello Schillaci. Faccia a faccia con i protagonisti del lavoro al liceo Delfico, orientamento diretto per gli studenti grazie all'iniziativa del Rotary Club Teramano. E poi la manifestazione, la maratonina pretuziana, torna lungo il corso, è stata presentata la 38ª edizione che per gruppi e cronometri passa al digitale. La scuola: domani all'Alessandrini la finale regionale dei giochi della chimica a Teramo, la 30ª edizione della manifestazione che selezionerà la delegazione abruzzese alla finale di Roma. La provincia: è stata istituita la zona franca nei comuni del cratere. Soddisfatto il presidente della provincia di Sabatino, che dice disposizioni e risorse senza precedenti. L'incontro ieri mattina, il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso ha presieduto all'Aquila una riunione con lo scopo di favorire una rapida attuazione di un piano di interventi a favore dei comuni del cratere sismico. E poi a Basciano un'auto in fiamme sull'autostrada, illeso il conducente della Citroën C2. L'ospedale della Costa, stufi del teatrino di Brucchi e Mastro Mauri. Rosetano De Luca dice: per loro sembra che il problema della sanità non riguardi l'intera provincia. Un falso problema che per De Luca, il sindaco di Giulianova, ha eluso il tema del dibattito, incentrandolo sulla polemica e non sui contenuti. La bordata è: Mastro Mauro ha coinvolto Di Girolamo, ma io ho sempre parlato di sanità a titolo personale. E poi la replica a core: gli veri campanilisti sono i consiglieri rosetani. Il portavoce di Articolo 1 attacca i sindaci del PD che hanno atteggiamenti ondivaghi. Santomero: chiusa l'inchiesta sui bilanci, indagati l'ex sindaco Pomizzi, altri 4 per falso e abuso d'ufficio. L'esposto a presentarlo il nuovo sindaco Luzzi dopo che il revisore dei conti aveva trovato un buco nel bilancio.
A Nereto, cronaca, prostituta picchiata e minacciata per soldi. E poi Tortoreto, Piccioni non cede alle pressioni e respinge la richiesta di ricandidarsi. Di taglio basso ad Alba Adriatica, personale dell'asilo ridotto senza un valido motivo. La CGL sul caso, l'Orsetto dice le iscrizioni non sono affatto diminuite. A Giulianova il bilancio porta i soldi per il piano asfalti. La giunta approva il consuntivo con tesoretto di 250.000 euro per le strade. Grandi opere ancora fermi al palo invece gli interventi in via Nazario Sauro e quelli sul lungomare monumentale. Cartellone delle polemiche, Musilunghi in maggioranza anche su Giulia Estate, una nuova bufera politica sta per abbattersi sulla maggioranza del sindaco Mastromauro a causa dei contrasti sorti all'interno del gruppo di lavoro chiamato ad esaminare le proposte sugli eventi estivi. Mercoledì sera infatti alla presenza del vice sindaco Nausicaa Cameli, dell'assessore al commercio Gianluca Grimi, era in programma un tavolo di lavoro tra tutti i consiglieri di maggioranza chiamato a indicare un componente per ogni gruppo per mettere in piedi una commissione sugli eventi estivi. E poi il premio, ecco i vincitori del concorso per studenti reporter, il calcio ad un pallone, promosso dal Comitato del Memorial della Penna. Ci spostiamo a Pineto, il Parco Marino, sono stato scelto sia da Silvi che da Pineto. Leone Cantarini respinge la richiesta di dimissioni. La MP non c'entra nulla con la caduta di Comignani. Le dimissioni sono state chiese da una parte della minoranza pinetese e motivate con la caduta dell'amministrazione di Comignani. Gli interventi in arrivo lavori da 360.000 euro per migliorare le aree del parco e la conservazione. A Roseto è stato riconsegnato il piano d'assetto naturalistico per la riserva del Borsacchio. Cronaca incendio allo stabilimento L'Ombrellone di Silvia. Fuoco durante la notte, un pattino e alcune delle palme ombrelloni dello chalet. E poi a Roseto il caso, l'esposto sui lavori alla ciclabile di Roseto, presentato alla Guardia di Finanza dall'ingegnere Alberto Rapagnà. La cultura, farò un film tutto made in Abruzzo, Cassini gira il nuovo lungometraggio e lancia l'idea, la nostra terra, casa del cinema. E poi la libreria, il tempo libero, biblioteca e libertà, Santoni racconta García Lorca a Libri dal vivo. Martelli, gastronauta, signore della penna, nel libro incontri e racconti un viaggio nella buona tavola tra sorprese e sapori. Palcoscenici, Martin Sicuro non dimentica il teatro amatoriale, conclusa la quarta edizione del premio Truentum, organizzato da Comune e Martin Book. E poi Freedom Trail da Zulmona a Casoli, sul sentiero della libertà nel nome di Ciampi. Domani in Sala Buozzi, sport come palestra di vita, Giulianova il libro di Nori su Pino Pecorale. Apriamo la pagina dello sport con la Lega Pro, il Teramo col Parma di nuovo senza Spigli a centrocampo. Ilari, autore di un gol all'andata, rimanda i discorsi play-out, dice inutile pensare alle altre se non vinciamo le prossime due. L'obiettivo è un doppio successo, il Teramo domenica pomeriggio dovrà cercare di conquistare la vittoria contro i gialloblu e sperare che il Modena faccia lo stesso col Mantova per giocarsi il tutto per tutto il prossimo 7 maggio. Recupero per Salò, l'ex centrocampista della SPAL potrebbe tornare a disposizione di Ugo Lotti per l'ultima gara di campionato. E allora ieri a parlare proprio Carlo Ilari, lo ascoltiamo. Il nostro stato d'animo in questo momento, almeno personalmente, cerco di pensare il meno possibile, nel senso che è chiaro che con la testa va a guardare gli altri risultati, va a vedere se c'è ancora la possibilità di salvarci direttamente. Però penso che dobbiamo guardare in casa nostra e dobbiamo cercare di fare 6 punti in 2 partite, che per quello che stiamo facendo sembra difficile, ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro percorso e poi andremo a vedere anche gli altri. Penso che sia superfluo in questo momento fare dei ragionamenti su questo, nel senso che ancora non c'è niente di stabilito e le posizioni possono ancora variare, ci sono tante cose ancora in ballo, quindi le squadre penso che come noi abbiano dei punti forti e dei punti deboli. Dobbiamo essere bravi nel caso dovessero esserci play-out di studiare bene gli avversari e prepararci appunto per quello che sarà l'avversario. All'andata ci fu insomma il cambio in panchina, ci furono buone sensazioni, una bella partita facemmo.
Però questa è la situazione, non è che possiamo pensare che le cose stavano andando meglio, poi sono andate male. Le cose sono queste, dobbiamo prendere atto di quelli che sono stati gli avvenimenti fino ad ora, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per arrivare ad uscire da questa situazione e, se dovessero essere play-out, a giocarceli al meglio. Sono tanti i rammarici perché penso che si potesse fare molto molto meglio, però poi quando la stagione inizia male e gli avvenimenti non sono quelli sperati, gli episodi non vanno a tuo favore, e inizi a prendere una brutta china, e io penso che dobbiamo trarre, insomma, il meglio da questo finale e cercare di non pensare a quello che poteva essere, perché tanto a questo punto è inutile. Torniamo sulle pagine del Messaggero, anche qui la pagina dello sport. Iniziamo con la Serie A. Il Pescara voglio restare per vincere. Il difensore Cesare Bovo racconta il mancato arrivo a Pescara sin dal mercato estivo. Mihajlovic disse che ero incedibile. Potevamo fare meglio e parlo a nome di tutti i compagni. Giocare in B per me non sarebbe assolutamente un problema. Se avessimo vinto ad Empoli, forse oggi saremmo ancora in corsa. Ora non dobbiamo arrivare ultimi. E poi la rivelazione. Koulibaly dice: sogno un gol in Serie A. Per mio padre, Mamadou Koulibaly è già una piccola star, i tifosi lo aspettano allo store per selfie e autografi, lui è il simbolo della speranza di un futuro migliore. E allora ieri ai microfoni a parlare c'era proprio lui, l'ascoltiamo. Mamadou Koulibaly, allora, è arrivata la retrocessione, purtroppo la retrocessione matematica per il Pescara, 5 giornate al termine del campionato, quali stimoli potrete avere nelle prossime 5 gare, ad iniziare da quella di Cagliari? È vero che noi retrocediamo, però dobbiamo fare tutto quello che dobbiamo fare, giochiamo fino alla fine e speriamo che le ultime 5 partite lo possiamo vincere, non dobbiamo perdere per niente perché sarà un po' brutto, quindi faremo tutto per salvarsi un po', non è che ci salveremo per rimanere in Serie A, però faremo tutto per salvarsi con questi 5 partite, a vincere almeno, però di perdere no. Mamadou, un sogno che si è realizzato, il tuo, purtroppo calcisticamente la tua squadra non è andata nel migliore dei modi, cosa ti senti di dire ai tifosi e chi magari come te insegue questo sogno? Sono molto contento, molto felice, perché non ce l'accettavo a questo anno di giocare subito in Serie A, che pure il mister Zeman mi ha dato questa opportunità di farmi vedere. E quindi io ringrazio a tutti i tifosi di Pescara, pure i giocatori, pure il mister, tutta la squadra che mi hanno dato fiducia, quindi sono contento. Si guarda ovviamente già la prossima stagione e tu potresti essere uno dei pochi calciatori dell'attuale rosa che il prossimo anno giocherà con il Pescara in Serie B. Sì, io mo ancora sto a Pescara e sto pensando di giocare come lo faccio per sempre, ma sempre. Se devo rimanere a Pescara, rimango a Pescara, se devo andare a un'altra parte non lo so. Tu rimarresti volentieri? Rimarrò a Pescara, sì, rimarrò a Pescara perché ho iniziato qua, che pure la squadra di Pescara mi hanno dato un mano che non le posso ringraziare per niente, mi hanno dato tanto fiducia per quello. Se riuscissi a segnare in Serie A, come esulteresti? Sì, in Serie A, sì, farò un gol in Serie A, ero molto 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 contento e lo sto aspettando per fare questo gol pure. A chi lo dedichi? A mio padre, lo dedico a mio padre questo gol. Ora la Lega Pro, Ilari, Teramo, evitare i play-out sarà difficile. Quanti errori, non avrei mai pensato di ritrovarci in questa situazione, ma abbiamo commesso troppi sbagli. E poi la Serie D, L'Aquila, avanti con i nostri programmi, disponibilità a nuovi ingressi o a collaborazioni. Bacchettate ai contestatori, sproporzionate le proteste in considerazione degli sforzi fatti. Il basket, la 2, Smith dice: Roseto può farcela, il capocannoniere del campionato. Questo merito va condiviso con tutti, abbiamo visto dei filmati sul Legnano, sono forti ma giocando concentrati sono del nostro stesso livello. E poi basket per la B, Campli
Napoli e Pescara si giocano la promozione, il team di Millina contro Forlì, Valmontone per Cullo di Salvemini. Poste sono il Giulianova contro il Taranto il 7 maggio per evitare la retrocessione. E poi l'eccellenza Martin Sicuri, Nero Stellati, ci sarà lo spareggio. Parola di Montani, il trainer del Francavilla, noi ai playoff, bene. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14, invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.